Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Campanaro, Marco. Campanaro, non si dimentica mai. È giovedì, domani la Viola gioca, finalmente gioca questa gara super appassionante. Ci colleghiamo con Trapani o giù di lì, dovrebbe essere sul Pullman. Buongiorno Kenneth Viglianisi, come va? Buongiorno, buongiorno a tutti. Va benissimo, va benissimo. Siamo appena partiti in direzione Reggio Calabria. Ci fai questo bel regalo di Natale finalmente, Kenneth? Ci fai vincere? Non posso farlo, però... Scherzando. Sarà una partita sicuramente dura. Sì, sì. Viola contro Trapani, tantissimi temi all'interno di questa gara. Che partita ti aspetti innanzitutto? Ma sarà sicuramente una partita molto difficile, molto fisica. Non sappiamo se coach Paternoster proverà a giocare una partita tattica, come cioè lui è comunque famoso per farlo. Noi comunque cercheremo di venire lì a fare la nostra partita con tutti comunque i problemi che abbiamo avuto in questo periodo. Siamo stati bravi a, tra virgolette, a non mollare, a andare avanti, speriamo di far bene. Come sta la tua Trapani? Non ho capito. Come sta la tua Trapani? Bene, bene, abbiamo avuto qualche problema, come penso sappiate, in queste ultime partite, qualche infortunio, adesso ci stiamo riprendendo. Tavernelli ovviamente non ci sarà subito un intervento al piede, speriamo torni il più presto possibile. E niente, saremo quelli dell'ultima partita, speriamo bene. Sì, allora io per l'occasione ho ingaggiato un giornalista da Campo Calabro, ve lo mostro. Buongiorno Brandon Viglianisi, come stai? Brandon, non ho sentito niente, puoi ripetere? Tutto bene, buongiorno, okay. Buongiorno anche a voi. Hai qualche domanda per il nostro ospite? Ma sì, io questo ospite che non conosco di persona, volevo chiedere solo l'emozione di giocare in questo palazzetto, Reggio Calabria, contro la sua città e con un pubblico comunque tutto rispetto, tra cui anche comunque grandi nomi come Brandon Viglianisi che lo guardano, deve essere comunque un'emozione. Sì, sicuramente sarà molto emozionante tornare a casa. Innanzitutto buonasera, sarà molto emozionante tornare a casa. Ovviamente cercherò di fare del mio meglio per far vincere la mia squadra. E niente, sì. Comunque, soprattutto la presenza di Brandon Viglianisi a vederlo in tribuna sarà sicuramente un motivo in più per fare bene. Va bene, Brandon, tu rimani a casa, va bene. E ci sarà lo striscione di Campo Calabro come l'anno scorso oppure no? Fatemi capire, Kenneth, tu lo sai. Purtroppo... Vai. L'anno scorso è stata una sorpresa per me, quindi non lo so, dovete chiedere a Brandon. Brandon, chi è l'organizzatore di questo circuito del tifo per Kenny? Esatto, purtroppo l'anno scorso io non sono stato presente, ma c'è mio cugino che sente molto appunto l'appartenenza territoriale e secondo me sarà presente anche quest'anno con uno striscione sempre più innovativo. E per noi è un derby, anche perché stiamo trasmettendo da Campo Calabro. Kenny, che cosa ti aspetti dal tuo avversario invece, da questa Viola che attraverso un momento di alti e bassi ha sfiorato l'impresa Latina, aveva vinto due partite antecedentemente nel turno infrasettimanale e ovviamente contro Tortona. Che gara ti aspetti dal tuo avversario? Ma sicuramente Latina, Reggio Calabria ha giocato una partita di altissimo livello. Sappiamo avere alcuni giocatori che possono vincere la partita anche da solo, però secondo me la loro forza, come direi in tutte le squadre quando vincono, è nel collettivo. Mi aspetto una squadra in fiducia, nonostante la sconfitta che è arrivata per soli 3 punti e in modo abbastanza, tra virgolette, rocambolesco. Sicuramente loro proveranno a vincere, proveranno a fare la loro pallacanestro. E noi dovremmo cercare di non fargliela giocare. Ne parlavo col tuo coach Ugo Tucarello qualche giorno fa, proprio su queste frequenze. Quinquennale per Andrea Renzi, il tuo lungo, è probabilmente un segnale fortissimo da parte della tua società che ha rinnovato anche il tuo contratto. Provano a programmare molto bene come pochi in Italia. Sì, sicuramente il prolungamento di Andrea Renzi e la firma di un contratto così lungo è stato appunto
un segnale della società nel voler portare avanti un progetto. Andrea è un giocatore, come penso voi sappiate, di altissimo livello, e appunto ormai è già 4 anni che è a Trapani, la firma di un quinquennale, si può dire sia lui, diciamo, in questo momento il perno attorno al quale ruota il progetto. Sì, la bandiera, come non ce ne sono più in questo basket, dove esatto, molto spesso si cambiano giocatori su giocatori anno dopo anno. Come ti stai trovando a Trapani? Benissimo, benissimo. Siamo sostanzialmente lo stesso gruppo dell'anno scorso, hanno cambiato soltanto 2 giocatori, la squadra è molto unita e questo sta facendo la differenza nei momenti di difficoltà. Ok, ok. Allora, ci scrive il nostro amico Michi Melito, sì, tifo anche per Kenny, anche se venerdì mi vedrò la partita su Sky Sport e mi devo fare 4 risate quando Kenneth proverà a mettere qualche tripla, ma spero che Ion gli faccia una bella stoppatona. Ringraziamo Michi per il messaggio. È sempre allora, un amico Michi, insomma, dai. Sì, volevo salutare Michi che è il numero uno, è un vero appassionato di pallacanestro, come prima cosa. No, niente, mi fa piacere che lui abbia subito commentato. Niente, io proverò a far canestro. Ringrazio lui per la sua onestà. Allora, c'è stato un momento particolare per Ion Lupus, il ragazzo che tutti noi conosciamo molto bene e che sosteniamo. Sono arrivati dei fischi. Antonio Paternoster è entrato a gamba tesa sui tifosi, ha detto: fischiate me che ho le spalle più larghe, non fischiate il mio giocatore, anzi i miei giocatori. Giocare a Reggio Calabria per un Reggino è sempre complicato. Cosa puoi augurare a Ion Lupus, ragazzo che hai visto crescere praticamente? Sì, sicuramente Ion lo conosco da tantissimi anni e sono un suo tifoso. Sono stato contento della stagione che ha fatto l'anno scorso e comunque sono contento che lui stia giocando a questo livello. È giovanissimo e non è facile, soprattutto in un momento in cui magari le cose non vanno bene, in cui lui non fa benissimo, deve essere bravo a restare lì con la testa. Lui comunque sa che, nel senso, non è facile essere a casa, essere, perché comunque è più responsabilizzato. Quello che posso dire a lui è di star tranquillo, di pensare a giocare la sua pallacanestro, che le cose verranno. Sì, sì, e glielo auguriamo, perché è un ragazzo che ha tantissima voglia, un po' come tutti i giovani di questo roster della Viola. Quanto è cambiata Trapani dall'anno scorso a quest'anno? Ma in realtà non è cambiata tantissimo, non è cambiata tantissimo. Comunque siamo riusciti a confermare uno dei 2 americani, e quindi l'ossatura della squadra è rimasta sostanzialmente la stessa. In più però abbiamo un bagaglio di esperienza diverso, abbiamo dei minuti giocati insieme. Quindi questo, secondo me, va tutto a nostro vantaggio, diciamo. Abbiamo cambiato il numero 4, un giocatore molto perimetrale. In questo modo riusciamo a allargare ancora di più il campo. Però sostanzialmente l'ossatura della squadra resta la stessa. Ok, sì, è tutto bellissimo. Questa tua avventura a Trapani rilascia emozioni e ovviamente soddisfazioni per chi ti ha visto crescere, anche se ti stai perdendo la crescita esponenziale del tuo fratello minore, che è dall'altra parte del vetro, che continua a segnare canestri dopo canestri con interviste talvolta spregiudicate. Guarda, io lo seguo, sono contentissimo per lui. Non avevo dubbi che lui potesse fare un campionato su quest'anno e si sta confermando. Brandon, vuoi dire qualcosa al tuo padrone di casa, insomma? Ma che dire, lui è stato comunque sempre una fonte di ispirazione per me, lui sa benissimo, se lui è lì il motivo è ben preciso, lui fa ogni giorno quello che è necessario perché poi la domenica in partita c'è una grande prestazione, mi ha passato questa voglia, noi passiamo tutto il tempo insieme ad allenarci in estate, a Natale, non ci fermiamo mai e se siamo qui adesso a parlare insieme perché ci crediamo veramente in quello che facciamo, è il nostro sogno, insomma. Sì, assolutamente. Ho avuto in trasmissione Davide Arillotta, che ti saluta, caro Kenneth. Salutiamo. E praticamente raccontava che secondo lui la più bella partita della storia di Kenneth Viglianesi è stata in una diretta Sky dell'anno scorso contro Scafati, dove hai giocato praticamente in tutte e 5 ruoli. È vero o ci puoi raccontare qualche altra performance migliore? Ma guarda, non sto qui a parlare di me stesso perché comunque, cioè, nel senso, non mi sembra
sembra il caso, sì, quella di Scafati era stata una bella partita, più che altro eravamo stati bravi tutti quanti a reagire a una situazione d'emergenza, magari quella lì è balzata un po' più all'occhio perché era in diretta su Sky, ma tutte le partite successive siamo stati tutti bravissimi a vicenda e a reagire a una situazione veramente di difficoltà con tre lunghi infortunati praticamente. Sì, assolutamente. Fu una gara straordinaria. Serie A2, che campionato stai vedendo e dove può arrivare Trapani all'interno di questo girone? È un girone molto complicato dove, come ogni anno, come l'anno scorso, ne sale solamente una, purtroppo, direi. Sì, purtroppo, sì. Ma a inizio anno si parla sempre tantissimo su quale girone sia più forte, l'anno scorso diceva il girone est fosse di livello leggermente più basso, quest'anno si dice livello più alto, in realtà non si sa mai, l'anno scorso ha vinto Brescia, arrivare a giocare i playoff in condizioni fisiche buone secondo me è il segreto per vincere questo campionato, sicuramente non sarà facile, non si possono fare troppe previsioni. Secondo me il nostro girone è molto equilibrato, non c'è una squadra di livello più basso delle altre, la stessa Scafati che in questo momento non sta ottenendo risultati sul campo è un avversario molto temibile. Sì, secondo me nel girone di ritorno e con l'arrivo di Tony Dobbins ormai certo diventerà sicuramente un osso durissimo per qualsiasi alta formazione del girone. Kenny, ci vediamo venerdì, ci vediamo domani alle ore 20:30, ti faremo anche per te e in bocca al lupo ovviamente. Crepi, ciao. Aspetta e ti faccio salutare Brandon, vuoi dire qualcosa al nostro ospite? Ma che gli devo dire, spero che sarà una bella partita, comunque che almeno ci vedremo finalmente, perché negli ultimi anni comunque è stato difficile vederci, questo è l'importante. Piovono messaggi, ti saluta Gio Granata, il tuo scopritore, dice lui, grande Gio, e dice che Brandon è diventato veramente umile, quasi irriconoscibile. Ok, va bene. Ti abbraccio Kenny. Un abbraccio. Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, ma Campanaro, non si udirete mai.